Schnell. E qui siamo in una cucina italiana in Germania. Come prima comanda è arrivato la spaghetti carbonara, una tipica pasta italiana, che ora il mio collega qua Gennaro vi farà vedere le operazioni. Ma che messo? Non li disegni questo. E niente. Purtroppo qua l'olio d'oliva è costoso, quindi i nostri proprietari indicano di non esagerare con l'olio d'oliva. In questo momento abbiamo messo il guanciale. Ecco il guanciale. Ma no, vai tedesco, che vuoi? Che è sta roba? Lo speck. Ha messo lo speck. Vabbè, continua. Continua. Questa è un'altra cavolata che in Germania si usa, che di solito si usa il guanciale. Che non vale, purtroppo in Germania dobbiamo adattare a tutto. Gli altri, io non ci voglio per niente adattare. A me piace che il tedesco sappia mangiare italiano, perché questa è la roba che cazzo è combinata. Ce la fanno, ma che ci messo? Non la fanno. Non c'è la palla, scusa. Ma che più qua c'è la palla? Comunque, in Germania purtroppo si usa anche mettere la panna. E io vorrei sapere chi è stato questo artista dell'epoca, di 30 anni fa, che ha usato fare la carbonara con la panna. Che è una vergogna, è una vergogna. E qua abbiamo l'esempio vivente. L'esempio vivente. Che lui purtroppo. Dice, scusa, la capolata, dico, purtroppo. Carbonara. Qua sono abituati anche a prendere ordinazione a velocità, qua andiamo a cronometro, purtroppo qua siamo a cronometro. Siamo l'uovo. Da noi in Italia questo piatto qua non se lo mangerebbe nessuno, perché in Italia la carbonara non viene fatta in questo modo come sta facendo il mio collega, che purtroppo, essendo in Germania, ha sempre lavorato nei ristoranti in Germania, purtroppo è continuo a mettere la panna, e purtroppo dobbiamo fare da mangiare così. Il brauti carbonara. Ah, ora facciamo. Oh, si carbonara. Ma la chiamate carbonara questa qua? Io c'ho vergogna a cacciare lo scuro. Comunque qua sono abituati così. Prego. Ecco qua. Questa è la carbonara. Poi secondo te dovrei uscire là fuori a portare sta carbonara. La carbonara, che c'è? Ma per piacere, ma è andiamo un calambo. Mica italiano. Ora facciamo la vera carbonara come Dio comanda, come quello che vorrei fare io, portare qua in Germania, che è difficile, però diciamo il tedesco si deve abituare. Se vuole mangiare in italiano, ci sta già stato. Ora il mio collega sempre, che prima era tutto, è stato giusto per far vedere come funzionava, non male noi, non lavoriamo. Ora il signor Gennaro, il mio collega, prende il guanciale, olio d'oliva, poco, poi mettiamo il guanciale. Nel frattempo che abbiamo gli spaghetti, cottura 8 minuti,
li mettiamo a bollire in acqua. Veloce, gente, aspetta. Qua buttiamo sugli spaghetti la pasta che sta bollendo. Di qua mettiamo un uovo e mezzo, un uovo intero e un album, del parmigiano. Pizzico di sale, un pizzico di pepe e amalgamiamo il tutto. Poi se la vogliamo rendere un po' più, diciamo, un po' più liscia, ci si aggiunge un goccetto di latte. Ora collega scola la pasta, ma se non ci sarà piacere di vedere. Aspetta, ma non ti prendo la versiamo il guanciale e ora il collega verserà il composto di uova e parmigiano. Qua in questo momento questa è la carbonara italiana originale. Buon appetito. Buon appetito a tutti e speriamo che i tedeschi imparino a mangiare come si dice. Hai mangi tanta milanese? Yep. Ok, piccata la milanese. Ora facciamo la piccata alla milanese che il mio collega in questo momento vi farà vedere. Un buonissimo piatto milanese che viene gustato anche in Germania. Ora adesso si mette l'olio di oliva. Che spaccino stai facendo? Questo bisogna usare l'olio di oliva. L'olio d'oliva. Lo mettiamo nell'olio di semi, cambiamo patente. L'olio di semi se lo mangiano chi se lo deve mangiare, e noi olio di oliva, okay. Impara a usare l'olio di oliva, questo olio qua, ma manchi i cani sono facci, comunque, e adesso incominciamo. Carne tagliata, guardate come fanno la piccata milanese qua, è una cosa incredibile, questa che è la piccata milanese, allora secondo loro, questa qua sarebbe una piccata alla milanese, che alla milanese l'uovo non ci azzecca, ma manco. Facciamolo fare a lui, vediamo come va a finire. Questa secondo loro è la piccata alla milanese. Yeah, ok. Ok, la pietanza è pronta. Purtroppo noi all'estero non ci possiamo fare niente, siamo abituati così e noi cercheremo di accontentarli, anche se a me lo stomaco che fa sotto e sopra. Abbiamo finito, signor Gesù, collega? Un attimo. Questo momento stiamo impiattando l'ultima di finizione, poi il resto ci penso io. Ora vi faccio vedere come si fa la piccata di milanese. Prego, signore. Prego. Piccata la milanese, prego, porta. Ecco qua. Queste secondo lui e i clienti, questa sarebbe la piccata milanese. Sapete cosa ci faccio con la piccata milanese qua? Guardate. Signori e voilà! Ora vi faccio vedere come si fa la vera piccata alla milanese. Secondo grande battuta, vitello battuto, una scaloppa di vitello, che è quello. Sì. Cosa ci devi mettere qua? Un
d'oliva. Olio d'oliva. E domani scuola, olio d'oliva. Una noce di burro, se fai veloce sta. Assolutamente. Una noce di sempre burro. Sempre veloce. Una noce di burro. Olio di burro senza carta, se è possibile. Assolutamente. Ecco qua. I medaglioni di vitello sono, vengono infarinati e messi nel burro caldo, limone, lo facciamo soffriggere da un lato e dall'altro. Sta girato la carne. Sì, mettiamo un bel spremuto di limone, vai, attenzione alla fiamma, è molto importante. Ok, aggiunge il brodo vegetale. E qua abbiamo il sughetto al limone, ecco qua, vai. Questa la piccata alla milanese. La piccata alla milanese. Allora salve, io sono Piero Gennaro. Abbiamo voluto dimostrare che la cucina italiana purtroppo in Germania non è fatta come si deve. Andando sul dunque, volevo farvi capire che la cucina italiana fatta in Germania fa pietà. Ci sono tante specialità che vengono fatte in Germania, però non ha niente a che vedere con l'italiano, come tante, come abbiamo fatto, abbiamo dimostrato, lo spaghetti carbonara e la piccata milanese sono due cose che in Italia vanno mangiate moltissimo, in Germania anche, però purtroppo fatti a modo loro. Non sappiamo più cosa dire, ci dispiace anche a noi del mestiere, noi professionisti, che siamo costretti a fare questa roba qui, che a noi non ci va e porta vergogna. Porta vergogna fare questa cosa qui, perché non è la cosa adeguata e giusta per portare il nome della nostra patria in avanti. Arrivederci. Un saluto da Piero Gennaro a tutti i nostri fans. Vediamo fans. Un saluto a tutti. Arrivederci da Ciao Gennaro. Ragazzi, arrivederci. E Forza Italia.